Chi c'è in regia? Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con A Colazione, in diretta dalle 9 alle 9 e mezzo, insieme a me, qui per commentare i fatti e comunque la rassegna stampa, c'è Valerio Di Mattia, che è il presidente dell'Associazione Aria di Ristoratori d'Abruzzo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Valerio. Siamo a Tortore Toledo, una giornata splendida, oggi il mare è quasi una tavola, anzi è una tavola, noi ce l'abbiamo proprio di fronte, qui seduti comodamente al bar. Allora, andiamo a cominciare, addirittura c'è anche un articolo che riguarda Valerio Di Mattia nella cronaca di Alba, nella cronaca politica di Alba, in vista delle future elezioni, vabbè, poi ne parleremo. Okay, noi con Valerio Di Mattia in realtà anche spesso in trasmissione ci siamo occupati di turismo, di ristorazione, insomma di come va la stagione, tra un po' ne parleremo, però intanto diamo un'occhiata intanto ai titoli della prima pagina del Centro e del Messaggero, eccoli qua. Allora, il Centro, post sisma, 133 milioni ai comuni, Teramo, uno studio esamina i flussi di contributi già assegnati tramite il PNRR, poi la fotonotizia, lavoro da casa dal 1 settembre le nuove regole, e poi la storica visita all'Aquila del Papa che c'è stata domenica, il dono del Papa all'Abruzzo, ecco l'indulgenza per un anno. Guarda, ti porto subito lì, non perché Valerio sia un esperto di Vaticano, ma perché come dire, ci possono stare ricadute anche sul turismo in Abruzzo. Dono del Papa all'Abruzzo, 12 mesi di indulgenza prorogata fino all'agosto del 2023, previste importanti ricadute per il turismo. Ovviamente il turismo religioso è anche un importante veicolo, no? Del turismo. Certo, la perdonanza è sicuramente un grande momento di fede, sì. È un appuntamento importantissimo per il turismo religioso. Quest'anno mi sembra che vi è stata anche l'opportunità di far vedere una bellissima città che rinasce. Sì. Veramente l'Aquila torna ad essere un patrimonio culturale, artistico, sta diventando, se possibile, ancora esatto. Più bella, perché esatto, c'è un grande lavoro di ripristino, di rinascita, sì. È veramente stata delle immagini toccanti, bellissime, quindi. Sai, la presenza del Papa è un buon auspicio, è stato eccezionale, noi eravamo lì domenica mattina, infatti era palpabile l'emozione anche di tutti i presenti. Mi viene in mente, quando penso al turismo religioso, che anche in provincia di Teramo ce n'è, pensiamo al santuario di San Gabriele tra gli altri, ma anche altre chiese, anche Campli a Scala Santa, è vero, anche in provincia di Teramo c'è un movimento, anche il santuario qui a Giulianova dello Splendore, ma anche quelli piccoli di montagna. Mi viene in mente la Madonna della Tibia, che è stata eletta a santuario, quella di Crognaledo, proprio dal vescovo Leuzzi. Però invece siamo stati tagliati fuori al momento, caro Valerio, e tu te ne sei fatto portavoce, da quelli che riguardano, come dire, la nostra vocazione pastorale per le pecore, per le gregge, cioè siamo stati un po' tagliati fuori dalla storia dei trattori, è sì. Vero? Sì, al momento. Anche quello sarebbe un bel turismo. Quello è un turismo molto interessante, innanzitutto perché riqualifica una tradizione importante che caratterizza la nostra dimensione culturale. Sì. Ed inoltre da quella dimensione culturale potrebbe nascere un'infrastruttura turistica che ci collega, per quanto riguarda la parte teramana, direttamente al bacino laziale, perché noi abbiamo questa bellissima tradizione del tratturo ascendente che appunto svalica il Gran Sasso e si collega con i territori laziali. Sì. Su questa via insistono, diciamo, tantissime eccellenze della gastronomia, tantissimi piatti nati dal contatto fra le greggi transumanti e le comunità locali, quindi c'è una ricchezza anche gastronomica notevolissima. E ci si può lavorare a livello anche di ristorazione legata al turismo. Certo, vero? Certo. Potrebbe essere un forte ricavo. Potrebbe essere un grande veicolo turistico, sia per la conoscenza dei territori e dell'ambiente naturale che ci caratterizza, ma anche delle tradizioni gastronomiche. Sì. Allora, guarda, gli altri titoli in prima pagina, intanto vabbè, anche sul Messaggero, il dono di Papa Francesco, un anno di indulgenza, e poi risparmi, settimana corta a scuola, sul Messaggero, caro bollette, questo è un altro, mi viene da dire, bello argomento, è brutto argomento, caro bollette, la provincia di Pescara chiede al Ministero di autorizzare i tagli, per ora coinvolte solamente le superiori, al Comune la decisione sulle primarie, cioè per risparmiare energia, siamo arrivati a questo. E poi sempre il Messaggero, lo vedevamo prima insieme a Valerio, nella pagina di Teramo, che è l'apertura, bollette triplicate, i negozi storici rischiano di sparire. Questo è un altro problema che coinvolge anche i ristoranti o gli alberghi. Ma sì, questo è un problema ormai
esploso il problema e sarà difficile da contenere, a meno che non ci siano, diciamo, soluzioni sostanziali. Qui deve intervenire chiaramente il governo a dare delle soluzioni. È chiaro che il caro energia produce degli effetti distruttivi sul comparto, sia nell'ordine delle spese correnti, ma anche per l'aumento dei costi di produzione, che poi coinvolge la materia prima, certo. Tutto ciò che attiene alla gestione ordinaria. È una problematica di difficile soluzione ed è molto preoccupante. Allora, sentivo ieri che per una famiglia italiana dovrebbero incidere gli aumenti del bolletto circa in 700-800 euro l'anno, che poco non è, no, per una famiglia. Immagino per un'attività. Sì, puoi già dare conto, se ti sono arrivate le bollette, quanto sono aumentate rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso? Noi parliamo di aumenti che vedono, diciamo, le bollette raddoppiare o anche raddoppiare, in alcuni casi, diciamo, sforare anche il raddoppiamento. Quindi è una situazione di difficile gestione. Ma ancora di più il caro energia, appunto, incide sui processi produttivi, quindi c'è una, come dire, perdita di capacità d'acquisto anche oltre alla spesa diretta. Le famiglie perdono anche in capacità d'acquisto. E questo si riverbera ulteriormente nella frequentazione di aspetti di consumo, dei locali che, diciamo, attengono a forme di consumo. E quindi la situazione è veramente esplosiva, perché è una specie di effetto domino che travolge l'intero indotto. Senti, un'altra invece situazione che potrebbe magari dare un po' di sollievo a chi è oberato da questi aumenti delle bollette può essere lo sport, no? Qualche gioia può arrivare dallo sport. A Teramo neanche dallo sport, purtroppo, ai noi. A Teramo. Gravina, il presidente della FIGC, che dice il Teramo in promozione. Si era sperato nella Serie D, nell'eccellenza, pare che siamo arrivati tardi. Il presidente della FIGC replica al sindaco: tardive le richieste per Serie D o eccellenza. Bella non è. Ci tocca ripartire, vabbè, a volte ripartire, a però volte può fare pure bene. Essere anche un momento, diciamo, importante, quindi è vero. Leggiamola così. Ecco, leggiamola così, iniziamo a guardare al nuovo futuro. Allora, vabbè, stasera c'è Baglioni che chiude la Perdonanza per tornare alla Perdonanza, tutto esaurito al concerto a Collemaggio. Vediamo alle pagine della cronaca di Teramo. C'è questa inchiesta, maxi inchiesta per truffa, soldi per lo Stato che non esiste, incredibile ma vero, negata la libertà ai due teramani. Il giudice respinge la richiesta di revoca degli arresti domiciliari dopo l'interrogatorio di garanzia. Vabbè, sono fatti di giudiziaria e di cronaca. Per il Bataclan 8 condanne confermate. Vediamo ancora avanti. Intanto salutiamo il papà di un amico, che è Alfredo Giovannozzi, al quale rinnoviamo le condoglianze. Addio a Giovannozzi, storico imprenditore. Emilio aveva 91 anni, con i fratelli ha portato avanti l'impresa di lavorazione marmo. Domani i funerali. E poi c'è stata questa bella iniziativa a Teramo, in 150 neonotte teramana per il Festival della Pittura Extemporanea si è tenuta la premiazione. In montagna a Fano Adriano c'è il Memorial Montauti in 29 alla manifestazione organizzata da associazioni Pro Loco e due amministrazioni comunali. Dobbiamo dire che le amministrazioni, io direi tutte, si sono date molto da fare quest'anno. Abbiamo visto tanti spettacoli a Teramo, domenica sera l'ITFIBA, per non parlare adesso del Papa all'Aquila alla Perdonanza, ma dovunque, a Giulianova, al Badiatica, a Tortoreto e anche all'interno, come vediamo pure in montagna. Questo è un bene, ovviamente, per richiamare l'attenzione dei turisti e anche per dare un aiuto all'economia. Certo, certo, diciamo che l'intrattenimento, l'attività di promozione sono importantissime. Devo dire che c'è una crescita generale dei palinsesti, delle proposte. È vero? Sì, sì. Teramo è sempre più, diciamo, ben organizzata, soprattutto la crescita abbiamo vista all'interno, per esempio Teramo Città, forse per la prima volta ha avuto una stagione veramente variegata, piena di iniziative. Poi possono, diciamo, piacere o meno, ma l'indirizzo di dare a Teramo una centralità. Infatti anche nel periodo estivo ho seguito anche un tuo, ormai su Facebook, voglio dire, un altro canale di informazione, comunque su cui c'è dibattito e si discute o si condivide oppure si negano alcune posizioni. Ho visto un tuo intervento proprio su questo ruolo che dovrebbe recuperare Teramo città capoluogo, certo, della Teramo provincia, capofila... no? Grazie anche magari alle iniziative che ci sono state quest'estate. Esatto, Teramo è sempre la capofila della nostra provincia, quindi avere una Teramo forte significa poi dare un'immagine anche di una provincia attiva. Tra l'altro tu facevi riferimento a quello che ha dato Teramo nella storia a questa regione, no?
Beh sì, nell'ambito culturale della tradizione, diciamo, Teramo è stata per anni, per decenni, l'elemento cardine della cultura abruzzese. Oggi forse è un po' questa cosa si è affievolita, questa percezione, ma sicuramente non può essere negato o cancellato. Teramo ha un ruolo e questo ruolo deve esercitarlo. Valerio, tu continui a parlare perché io ti sollecito, ma perché vuoi saltare questo argomento? No, perché con mia sorpresa, con Tranello ci siamo messi d'accordo con quelli del centro, non è vero. Però il centro questa mattina nel titolo forte della pagina dedicata alla vibrata, al Baldriatico Martin Sicuro e Tortoreto, vi leggo il titolo, riguardo alla politica amministrativa. Alba, il centrosinistra si divide, Casciotti, ricandidatura in bilico, il gruppo con Di Mattia e D'Ambrosio si stacca ufficialmente dalla lista e fonda una nuova associazione. Pulcini smentisce di fare concorrenza al sindaco, le confermo la mia fiducia, il suo è l'unico nome. Quindi Valerio Di Mattia con la sua associazione, che fate? Ma al momento non facciamo nulla. Sarà candidato sindaco Di Mattia, magari abbiamo lo scoop della mattina. Mancherebbe questo. Si vota la primavera prossima, con Teramo, allora, giusto? Sì, è chiaro che c'è ad Alba Adriatica, iniziano le tensioni, sulla... Inizia la lunga campagna elettorale. L'articolo riporta delle notizie un po' forzando le notizie. Vabbè, c'è molta il lavoro poesia, di giornalisti, che sì, devono indagare. Diciamo che noi non abbiamo ragionato su una prospettiva amministrativa, stiamo ragionando invece se e come fondare un'associazione che ha un'altra, diciamo, ambizione, quella di essere un'associazione culturale che si rivolge al tessuto civico. Quindi, della città. L'obiettivo di questa associazione non è portare a fare il sindaco a Valerio Mattia o agli altri? No, noi guarda, nella storia di questa città ci sono tantissime associazioni che nascono e muoiono, nascono prima della campagna elettorale e muoiono dopo la campagna elettorale. Non è un atteggiamento sano. Secondo me il mondo associativo deve restare a contatto non con la parte amministrativa, ma col tessuto sociale della città e proporre riflessioni, dibattiti, aggiungere contenuti alla città. Da questo punto di vista l'associazione è una ricchezza. Io ho partecipato storicamente nella mia vita a due sole associazioni, che erano le Pleiadi, un'associazione che ha lavorato per tanti anni, e ad Aria, l'associazione dei ristoratori. Quindi diciamo è chiaro che un'associazione si esprime su tanti temi, ma la finalità non è quella di piazzare una bandierina o di competere con chi già rappresenta la città. Forse è un elemento in più per un colloquio, per un confronto. Sì. Da questo punto di vista mi sembra un arricchimento e non un deprimento alla città. Va bene. Quindi, te la sei cavata. Quindi il sindaco va bene, il sindaco Casciotti, per il lavoro che sta facendo. Diciamo viene da un sostegno da parte anche dell'associazione. Noi sappiamo, conosciamo le caratteristiche del nostro sindaco, la capacità realizzativa e la caparbietà con la quale lei sa perseguire gli obiettivi. È chiaro che il confronto, diciamo, fa bene a tutti, quindi da questo punto di vista aspetteremo anche. Vabbè, i giochi non sono fatti né per una eventuale ricandidatura o una stroncatura. C'è una discussione, ma l'associazione che sta per nascere, diciamo, ha un'ambizione diversa, che non vabbè, è quella amministrativa. Te la sei cavata, va bene. Allora, ma quest'altra notizia di cronaca quanto è curiosa? Festa della birra, Martin Sicuro, rubate 8 panche di legno. Probabilmente avranno continuato da qualche altra parte. Hanno rifiutato la chiusura. Vabbè, prendiamola così. Allora, questo è un altro problema, no, che riguarda la pesca, che si riverbera magari anche sulla ristorazione. Il gasolio torna ad aumentare, i marinai pronti ad altri scioperi. Siamo nella pagina di Giulianova del centro Staffilano, Vincenzo Staffilano della Federpesca, che dice preoccupazioni per la ripresa dell'attività dopo il fermo biologico, perché adesso c'è fermo biologico. Timori anche per le barche del pesce azzurro, guadagni bassi, una cassa di alici venduta a 3 euro. Vai Valerio. Qua entriamo nel tuo campo, in qualche maniera. Sì, questa è una delle problematiche gravi che ormai sta, diciamo, attanagliando, sfaldando un po' il mondo della pesca. Il mondo della pesca è un indotto profondo nel nostro territorio, quindi vedere una marineria così preoccupata non fa ben sperare per il futuro. Ancora di più perché poi questi blocchi della pesca, questo fermo pesca, arrivano sempre nel periodo di maggior apprezzamento del prodotto, quando potrebbe avere un valore maggiore. E poi tutti dicono che è sbagliato pure, perché adesso non si stanno riproducendo, è vero?
Io, cioè, diciamo, così mi hanno detto alcuni. Non sono un tecnico biologo, non mi esprimo su questo tema, però dal punto di vista economico io penso che un prodotto debba essere venduto nel momento in cui c'è richiesta, la legge del mercato. Noi avremo le marinerie che torneranno, diciamo, in mare praticamente ad ottobre col comparto del turismo. Ed è stato chiuso il 16? Il 16 agosto. Vero? Quindi torneremo in mare in autunno, il comparto del turismo è già fermo, la richiesta sarà minore, il caro gasolio penalizzerà i ricavi e la marineria si trova all'interno di una forchetta difficile da gestire. Sì. Allora, prima dell'inizio della trasmissione con Valerio indagavo proprio questo aspetto, no? Il suo ristorante ha dei colleghi ristoratori che ovviamente propongono pesce soprattutto qui sulla costa, ma non solo. Con il fermo biologico che succede? Dove reperite il pesce? Tu mi stai spiegando, spieghiamo. Allora, succede innanzitutto che c'è uno snaturamento del nostro lavoro, perché noi abbiamo richiesto in questo periodo da tantissimo flusso turistico di poter conoscere e assaggiare le nostre produttività, certo, i nostri prodotti. Certo. Quindi abbiamo, diciamo, la scomparsa del prodotto locale. I menù vengono ampiamente condizionati da questa situazione e dobbiamo ricostruire una proposta agevolandoci dalle tipologie di pesche che restano aperte, quindi pesce azzurro. Pesce azzurro è ancora possibile pescarlo, vero, sì, da noi? La pesca ai frutti di mare. E i frutti di mare, vongole, cozze. C'è la pesca del parancar, che ha una licenza a sé continua, quindi pesce spada, la pesca sportiva e poi dobbiamo fare leva su mercati extra adriatico, quindi Croazia, Ionio e Tirreno soprattutto, questi sono i bacini. E quindi voi, diciamo che dal 16 agosto in poi un po' il vostro menù lo dovete rivedere. Lo dobbiamo rivedere e soprattutto non possiamo nel periodo clou della stagione portare economia al nostro indotto, sì, che è un problema oggettivo, quindi noi lavoriamo, la nostra macchina del turismo lavora per altre realtà economiche che sono esterne alla nostra area, esatto. Quindi il reinvestimento di tutto il nostro lavoro poi arriverà in altri ambiti. Eh sì, allora andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, intanto questa terribile tragedia che si è abbattuta su Roseto e sulla famiglia della povera Flavia di Bonaventura, ponte ciclabile sul fiume, ripartiti gli ultimi lavori, riaperto il cantiere per completare la struttura sul Vomano dopo vari stop, il consigliere provinciale Cardinale che dice addolorato per la morte della ragazza. Certo, se ci fosse stato il ponte magari non sarebbe successo, ma adesso è facile dirlo, resta questa grandissima tragedia. Allora, a Silvi invece, Silvi onora la sua storica banda, 100 anni fa. Oggi l'omaggio per le 11 vittime e la tragedia sui binari, cerimonia al paese a Chieti Scalo dove il camion che trasportava 43 musicisti fu travolto da un treno. I sindaci Scordella e Ferrara ricorderanno i soccorsi, messa solenne con il vescovo Leuzzi e Borrelli. Allora, intanto noi, lo diciamo in apertura, siamo a Tortore Toledo e siamo proprio sul lungomare, vediamo passare. Intanto le persone vengono a fare colazione qui al bar e poi vanno in spiaggia, chi fa footing, chi va in bicicletta. È una fine di agosto ancora con grandi numeri, o no? Intanto sì, il tempo assiste, quindi. Beh, cioè, quest'anno è stata una bellissima stagione, sì, diciamo, accompagnata dal bel tempo. Le ultime settimane di agosto, già da alcuni anni, sono quelle più frequentate, diciamo, cioè il flusso è notevolmente presente e si apre ad un settembre anche bello, quindi per chi vuole godersi la natura, il mare, una certa tranquillità, forse. Tu dici che un pochino riusciamo, o anche naturalmente a destagionalizzare, come che dite voi? Sì, questo è un termine molto utilizzato, sì, però destagionalizzare fa capire che, diciamo, viviamo settembre e maggio generalmente come appendici di una stagione più importante. Sì. Invece non sono appendici, maggio e settembre sono veramente periodi molto belli da trascorrere al mare. È chiaro che per sviluppare questa proposta di stagione intermedia è necessario inserire dei segmenti diversi, delle proposte diverse. Fanno molto bene queste proposte lo sport all'aria aperta. E voi come associazione ce l'avete delle idee, vero? Sì, la gastronomia è fondamentale in questo periodo, la visita anche in raccordo con i borghi dell'interno, le bellezze della collina e poi per quanto riguarda settembre, diciamo, abbiamo una dimensione più naturale del mare, abbiamo degli spazi più aperti, sì, una certa tranquillità, quindi anche un turismo del benessere. Allora, su questa falsariga continuiamo, i numeri di questa stagione?
Ah, questa stagione parliamo di stagione, ristorazione, ma anche poi puoi allargare sì, lo sguardo anche la ricettività. In generale una stagione, diciamo, che sui numeri presenta anche una continuità, una costanza rispetto agli anni passati. Quindi, diciamo, c'è stata presenza, in alcuni casi è stata anche più presenza, ma l'interpretazione che si dà quest'anno è profondamente diversa da quella dell'anno scorso, proprio per l'incidenza di queste variabili non previste, quindi l'esplosione dei costi di gestione, esatto, il caro energia, che hanno minato sostanzialmente la possibilità, e quindi la capacità, diminuiscono i ricavi per le imprese, giusto? Diminuiscono i ricavi in un momento in cui, e mi riferisco soprattutto al comparto che fa servizio tutto l'anno, si esce da due o tre inverni molto difficoltosi, sì. Quindi negli ultimi anni l'estate è servita a colmare, diciamo, l'indebitamento aziendale che si è avuto durante il Covid. Quest'anno probabilmente non ci sarà questa opportunità. E questo, diciamo, è molto preoccupante, perché tra l'altro lo scenario ci annuncia un altro inverno difficile. Sì. Quindi è una stagione, come dire, che testimonia ancora il premio dell'afflusso dei turisti che apprezzano evidentemente la nostra proposta, ma per tematiche strutturali, problematiche strutturali, non darà i frutti che aspettavamo. E poi, quello che dici è singolare, oltre che giusto, perché in una stagione estiva in cui abbiamo quasi dimenticato il Covid, anche se c'è ancora, però sono arrivate altre sì, mannaie. Una costante ormai da 10 anni che affrontiamo, in particolare in Abruzzo, una crisi dopo l'altra. Cioè, io voglio ricordare anche il periodo della prima crisi economica, sì, i due terremoti, le nevicate, il Covid, adesso, insomma, resistere, far resistere le imprese in questo clima diventa decennale, è una bella prova. Allora, chiudiamo con il centro, lo dicevamo per l'articolo, per il titolo che era in prima pagina. Gravina, il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, offre la promozione, il campionato di promozione al Teramo. La risposta della TGC al sindaco, richiesta tardiva, niente serie D o eccellenza. Pesano i ricorsi dei ciaccia alla magistratura che hanno dilatato i tempi. E vabbè, è quello che succede. Intanto, visto che è un nostro campione mondiale, Formicone, bocce. Formicone punta a difendere il titolo mondiale, il campione mondiale di bocce. Quindi abbiamo anche delle soddisfazioni. E di notaresco, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Tu giochi a bocce? No, okay. Vabbè, vero. Però potrei sempre iniziare. Allora, un successo, prima abbiamo detto le bollette triplicate, quindi i negozi storici rischiano di sparire a Teramo, perché in molti giustamente si faranno delle domande, non è quello che diceva Valerio, perché se i ricavi diminuiscono uno si fa delle domande, trovare, se continuare o Deve trovare delle strategie, si parla di interruzioni sostanzialmente, di sì, apertura di intermittenze, di aperture solo nel weekend, insomma uno scenario, se ci pensate, di guerra, esattamente, c'è, cioè, una specie di razionamento, tipo di economia di guerra, esatto, che purtroppo la guerra ancora continua, non è l'unica, e questo un po' molto ci condizionerà. Un successo il concerto dell'IPFIBA in Piazza Martiri con 5.000 spettatori, lo dicevamo prima, di tutte queste iniziative che ci sono state in provincia e non solo, in tutta la regione. E poi questa notizia particolare sul Messaggero: Paolo Berlusconi acquista il quad da un'azienda di Santomé. Evidentemente si è imposta l'attenzione, esatto, del sì. Poi un'altra bella mostra che chiude, riguarda Alba, la tua città. Alba Adriatica chiude la mostra su Pasolini. Bucci, l'artista albense, un successo sarà replicata. È stata una bella iniziativa questa. Sì, una bella iniziativa. Pasolini 100. Che ha dato lustro anche ad un immenso poeta che ha frequentato, diciamo, Teramo. È vero. E anche i nostri libri. Più volte invitato da Pasquale Rinuncelli. Esatto. Che lo ha ricordato in più di una pubblicazione. Coordinato da Maria Arangio, sì, un'iniziativa all'interno del premio Mazzacurati, che era un'iniziativa, mi sembra, curata dal Partito Comunista e dal Partito Socialista, sì, promossa da, sì, questi due partiti. Beh sì, bei momenti viveva Teramo all'epoca. Poi a Giulianova un polo scolastico nell'ex tribunale, mutuo da Cassa Depositi e Prestiti, da anni si dice cosa fare del vecchio tribunale Giulianova quando è stato chiuso, e in effetti quello di metterci un polo scolastico non sarebbe male. Poi vabbè, ieri purtroppo ci sono stati altri incidenti, 2 schianti con 3 feriti gravi, è successo in provincia. E poi lo sport, Teramo ipotesi promozione per la dice solo notaresco. Poi le Panthers di Roseto pronti al grande salto per il basket femminile, e l'Aquila batte Alba, affronterà Spoltore. Alba Adriatica ha perso con l'Aquila,
4-0 in Coppa Italia di eccellenza. E vabbè, succede. E questo per quanto riguarda il Messaggero. Volevo fare il punto sul Covid. Covid stuppia l'esperto, il quadro è ancora devastante, i contagi scendono ma troppo lentamente, timore per il ritorno in classe. Di questo non lo vuoi sentire, vero? Ma speriamo di lasciarci alle spalle ormai questo periodo veramente, diciamo, doloroso, difficile. Ho visto che la normativa è stata, diciamo, tradotta in maniera prudenziale, ma non c'è nella nuova norma, diciamo, una stringenza come quella. Questo mi fa pensare che forse la gestione di questo virus sia diventata più normale, più accettabile. Speriamo non ci sia, diciamo, un nuovo problema. Sì. Allora, senza entrare poi nel particolare perché siamo in par condicio, però leggiamo quello che dice il centro, perché è stato pubblicato un sondaggio, l'Abruzzo verso il voto del 25 settembre, adesso li leggiamo tutti così. Sondaggio Fratelli Italia, il primo partito, segue il PD, la Lega al terzo posto, la coalizione Calenda Renzi supera il 7% al Senato, 2 elettori su 10 non hanno ancora deciso. Allora, alla Camera, vi leggo tutti gli schieramenti che sono rappresentati con le percentuali: per Fratelli Italia 24,5%, per il Partito Democratico 23,1%, 12,2% per la Lega, 10,1% 5 Stelle, 7,9% Forza Italia, 6,3% Azione Italia Viva, Noi Moderati 3,2%, Europa 2,9%, Sinistra Italiana Verdi 2,7%, Italexit 2,3%, Unione Popolare De Magistris 1,6%, Impegno Civico 1,2%, 0,7 Italia Sovrana e Popolare, 0,5 Vita, 0,4 Alternativa per l'Italia, 0,4 Sud Chiama Nord, l'abbiamo detto tutti. Quindi vabbè, questo è in vista delle prossime elezioni, certo. Del 25 settembre. Vedremo quello che succederà. Il Movimento 5 Stelle ha presentato i candidati, domani arriva Conte e la Meloni a Pescara, comizio alle 18, Fratelli d'Italia, domani appuntamento in Piazza Salotto con i candidati abruzzesi. Con lo sport come siamo messi, Valerio? Come? Con lo sport? Calcio, segui? Seguo, per chi tieni? Diciamo da profano. Della Juventus. Della Juventus. Allora, vediamo qua che c'è. Ronaldo sul filo, pare che potrebbe andare a Napoli. Poi Lukaku ne salta 6, vediamo sulla Juve, non si dice nulla, eccolo. Pogba ricattato da suo fratello, vuole 13 milioni, una famiglia a pezzi, ma questo non è proprio calcio. Vabbè, si vede che ce ne sono, 6 milioni. Sì. Vabbè, tutti gli altri titoli. Allora, lasciamo, visto che ci stiamo avviando alla conclusione, abbiamo detto, della stagione, di questa bella giornata che si sta... Oddio, è già cominciata per molti che, beati loro, sono ancora in vacanza e possono andare a godersi una giornata. Beh, una giornata di mare. Devo dire di sì, oggi è una giornata veramente meravigliosa. Poi ricordiamo sempre che questa è l'area in assoluto più frequentata da Abruzzo, quindi l'area che ha strutturato molto bene servizi familiari, servizi di intrattenimento, gode anche di una, come dire, di un arenile notevolmente strutturato, sì, quindi è molto comodo. Meritiamo un settembre turisticamente utile. E quindi ci saranno numeri e cose positive anche per settembre. L'altra volta con Grini diceva che adesso è cresciuto magari l'interesse per la Costa dei Trabocchi, no, in Abruzzo. Sì. Diciamo, se ne parla molto al di fuori anche dell'Abruzzo, però diceva Grini sì, cresce l'interesse, però lì non ci sono tante strutture. No? Ah, la Costa dei Trabocchi è una ricettive. Bellissima immagine abruzzese, sì. Una grande realtà in espansione e in crescita. È chiaro che arricchisce, come dire, la proposta abruzzese, che può avere due dimensioni, quella del mare, diciamo, selvaggio o naturale, come viene definito, e quella della proposta strutturata nei servizi. Quindi da questo punto di vista l'Abruzzo completa un percorso turistico. È chiaro che però bisogna, come dire, la promozione calibrarla e non avvantaggiare o non sbilanciare la proposta su un'area in maniera eccessiva, perché poi si produce sia una zona d'ombra sull'altro per il ritorno, ma anche una pressione forse eccessiva su alcuni territori che ancora non hanno, diciamo, strutturato servizi adeguatamente. E quindi io direi che l'Abruzzo è una grande realtà turistica del Medio Adriatico che può dare tante soluzioni, diciamo, a chi vuole venire a visitare la nostra regione. Senti, visto che siamo proprio sul lungomare, no? Che è sempre molto trafficato, tanti parcheggi, sono i parcheggi con strisce blu a pagamento, da quest'altro lato quelli gratuiti con le strisce bianche.
Tu da operatore economico sarebbe possibile o vedresti auspicabile una chiusura al traffico o sarebbe invece una riattura? Ah, guarda, le isole pedonali e le chiusure al traffico sono sempre molto belle. Noi purtroppo un po' la realtà di tutti i comuni costieri è quella di non avere una viabilità, alternativa. Questa è la problematica. Forse è un po' diverso per Giulianova che ha una parallela, sì, con Viale Orsini. Martinsicuro invece non hanno, esatto, non ce l'hanno questa viabilità alternativa, a meno che non venga, diciamo, come dire, realizzata. Ho studiato in questi anni, è chiaro che l'isola pedonale si può fare in momenti specifici. Che viene fatto in effetti, esatto, la sera per le... Renderla stabile probabilmente potrebbe essere anche per ragioni di servizio, che arrivi le partenze, sì, e insomma crea qualche disagio. Potrebbe essere complicato. Allora, noi siamo arrivati in conclusione della nostra trasmissione, della nostra chiacchierata con Valerio Di Mattia, che ringrazio. Grazie a voi per essere stato qui stamattina. Lo abbiamo sottratto alle spese che deve fare adesso per la sua attività. Adesso ci recuperiamo. Adesso recuperiamo. Grazie a tutti. A colazione torna anche domani, puntuale dalle 9 alle 9:30. Buona giornata, arrivederci. Buona giornata.